Ciao raga, benvenuti in un mio nuovo video, il mio primo video perché, ebbene sì raga, sono anch'io qui su YouTube. Finalmente, dopo secoli, ce l'ho fatta. Ho deciso, ho detto basta, cioè non me ne frega, voglio fare questa cosa e basta aspettare, basta rimandare. Adesso prendo il telefono e inizio a fare il video perché voglio farlo e quindi eccomi qui. Oggi e non a caso oggi perché oggi mi dovranno arrivare tra l'altro penso due pacchi e uno di questi da uno di questi inizierà un qualcosa e io non vedo l'ora che mi arrivi perché cioè, sono troppo felice e spero che mi arrivi oggi perché appunto volevo farvelo vedere. Poi l'altro pacco in questione è quello di Prozis perché come sapete su Prozis con il mio codice sconto camici avete il 10% di sconto più i miei omaggi e quindi mi deve arrivare il pacco del mese e ve lo volevo far vedere in questo video. Bene, adesso intanto ho già preparato la colazione, cioè in realtà devo finirla di preparare. Ho fatto i miei pancake stra low carb perché sti raga sono in definizione, chi mi segue, chi mi conosce lo sa. Ah, tra l'altro se non mi seguite ancora su Insta, questo è il mio Insta e su TikTok, questo è il mio TikTok. E niente raga, quindi adesso toppo i miei pancake e poi dopo ve li faccio vedere finiti. Piccola tip, consiglio questo yogurt raga, è la fine del mondo, cioè alla crema chantilly, è yogurt greco alla crema chantilly, dovete prenderlo perché è strabuono. Scusate raga, ma io ho iniziato questo video con la consapevolezza, cioè con il pensiero che tutti mi conoscano, ma in realtà, cioè, probabilmente non è così. Scusate, macchine che passano. E comunque, quindi vi faccio una sorta di presentazione nel mentre che toppo i miei pancake. Niente, io mi chiamo Camilla. ho un profilo Insta dove pubblico semplicemente il mio stile di vita. Condivido con voi le mie ricettine perché mi piace inventare cose. Soprattutto adesso che sono in definizione e cioè. La ricetta di questi pancake, voi non potete capire quanti grammi di carboidrati hanno questi pancake, tipo hanno 4 grammi di carbo, cioè assurdi. Ovviamente con i topping aumentano, però cioè io li amo e sono il mio salva cut, che dura da una vita. Comunque tralasciamo questo. Ho uno stile di vita sano, mi piace allenarmi, andare in palestra, mi piace mangiare sano e niente, non so che dire, raga. Se non mi seguite appunto su Insta vi consiglio di andarmi a seguire e anche su TikTok che pubblico insomma video tutti i giorni praticamente. E questo, sono questa, poi mi scoprirete spero andando più avanti con il tempo perché spero che questa cosa di YouTube possa diventare un qualcosa di bello, possa nascere una community e boh, YouTube mi è sempre piaciuto e mi è sempre affascinato questo, il mondo di YouTube. Cioè YouTube penso che sia il social dove appunto tu crei la tua community. Mi piace un sacco YouTube, quindi sono contenta di aver preso questa decisione perché appunto... Ecco, mi si è spenta la... Ah, la bilancia! Ragazzi, questa bilancia di Prozis è strabella, stracomoda perché non servono pile, però se si spenge è un casino. Vabbè, l'avrò messi tipo 10 grammi lì. Comunque, stavo dicendo, sono contenta finalmente oggi di aver preso il telefono e di aver iniziato a fare questo video perché sono sempre stata bloccata dal giudizio, da quello che potevano pensare gli altri e quindi non ho mai fatto questo passo di aprire un canale YouTube. Però adesso, cioè, sto capendo che non ne vale la pena. Non ne vale la pena stare a pensare troppo, a pensare troppo a quello che potrebbe pensare la gente, e anche perché a volte siamo semplicemente noi che ci facciamo pare, perché alla fine possiamo scoprire che anche le persone che magari conosciamo, che magari noi pensavamo potessero pensare male del nostro stile di vita, alla fine cioè ci potrebbero appoggiare pure e potrebbero essere, potrebbero anche boh, sostenerci nel nostro percorso, quindi niente, eccomi qua. Adesso finisco di toppare i pancake senza parlare perché sennò non sono lenta come le lumache e non compiccio niente, ci metto 100 anni. E poi devo anche uscire, dopo devo andare con mia mamma. Colazione pronta.
pronta, adesso andiamo nella nostra postazione, che è questa, con la nostra bellissima tovaglietta. Ma a parte la tovaglietta bellissima, ecco i miei bellissimi pancake, raga, cioè quanto sono belli. Qui tutti i prodottini che ho usato, cioè non tutti, tutti, però la maggior parte. Comunque, pancakes stra low carb, raga, come vi ho detto. Con all'interno lo yogurt che vi ho fatto vedere prima, che è questo qua. Raga, prendetelo perché è strabuono. E sopra burro d'arachidi al cioccolato bianco di Prozis e burro di pistacchi 100%, raga. Questo qui è la versione più costosa sul sito, ma è buonissima anche l'altra versione presente sul sito che costa un pochino meno e c'è anche di più. Però questo qui, cioè, pistacchi verdi di Bronte, cioè, la fine del mondo. E poi ho messo sopra anche la cioccolata al 99%, che è sempre di Prozis, però io l'avevo presa tempo fa. E mi sa che adesso non c'è più sul sito, però se tante volte c'è, è questa e è strabuona, raga. Quindi vi ricordo codice Camici su Prozis per 10% di sconto e omaggi. E niente, adesso mangio la mia colazione. Fatta, adesso ho già messo a posto tutti i burri, proteine, farine e tutto. Metto a posto anche la tovaglietta e niente, alla fine non dovrò andare con mia mamma perché è già andata da sola perché io sono lenta come le lumache. Quindi niente, adesso finisco di sistemare un attimo qua, un attimo lì in cucina e poi dovrei studiare in teoria. Quindi penso che ci vedremo direttamente dopo con il pranzo. Allora, raga, sono le 11:44. Io nel frattempo mi sono già vestita per la palestra, anche se andrò oggi pomeriggio, però io, raga, mi vesto sempre prima. Se so che devo andare in palestra, poi mi vesto direttamente da palestra già dalla mattina, se non devo andare da altre parti. Comunque, a parte questa cosa che non c'entra assolutamente niente, non me ne frega assolutamente niente, sono andata un attimo di là, in casa di mio fratello, a prendere l'orata, perché era nel congelatore. E quindi devo scongelarla per stasera, che mia mamma mi ha chiesto di andarla a prendere. E ancora non preparerò il pranzo, ma adesso mi metterò a studiare un pochino perché ancora non ho compiuto niente. E poi appunto preparerò il pranzo e tutto. Però vi volevo far vedere cosa sta facendo mia mamma e io sono in cut. Che stai facendo, mamma? Qui c'è un odore di fritto che sembra di essere non lo so dove. Comunque, vabbè, io vengo qui in camera e mi metto a compiacere qualcosa. Poi ci vediamo dopo per il pranzo, per davvero stavolta. Ragazzi, sono le 1:30 quasi. Infatti, ho fatto un po' tardi perché mi sono messa a fare delle cose, cioè. Cercato di studiare un pochino e poi fare delle cose per il canale, appunto, perché devo fare. Ho fatto la copertina e tutto, mi sto gasando troppo. Spero, insomma, che questo percorso qua su YouTube vi possa far piacere e possiamo, insomma, crescere insieme. E comunque adesso è tardi perché devo mangiare, dato che poi andrò in palestra per le 4:30 circa. Quindi adesso mi vado a preparare il pranzo e poi ve lo faccio vedere, ovviamente, come sempre. No, come sempre qua, la prima volta, però su Insta, TikTok, sapete. Ragazzi, è arrivato il corriere, non so quale pacco, però sono stragasata. Adesso vado a vedere perché ero scalza e stavo preparando il pranzo. E è arrivato Prozis, adoro, dopo unboxing. Adesso finisco di preparare il pranzo nella mia fantastica friggi, che è la mia vita, perché mi salva sempre. Cioè, è la mia migliore amica, in pratica. Raga, i finocchi si mangiano mentre si tagliano. Se sentite un rumore è la friggitrice d'aria che ci sente sopra praticamente, quindi sarà un casino a cena. Bene, anche il polletto e tacchino, perché quello non bastava, è pronto. Ho tagliato anche, oltre ai finocchi, i pomodorini. Raga, questi pomodorini, cioè, guardate la bellezza. Cioè, sembrano caramelle. E sono dolcissimi, cioè io li amo troppo, troppo. Grazie mamma che l'hai comprati prima dal nostro fruttivendolo di fiducia. Comunque adesso ho preso il regaletto, ho già pesato l'olio
E poi pranzo, vi faccio vedere tutto dopo. Finalmente, raga, mangio adesso. Come vi ho già detto, polletto, finocchi, pomodorini, gallette, sia normali che super protein. Raga, se siete in cut, sono la salvezza. Ovviamente sul polletto metterò la cannella perché, raga, se non avete mai provato, provate, fidatevi di me, perché è troppo buona. E là c'è il pacco di Prozis che ancora non ho aperto, ma che dopo apriremo. E nulla, ovviamente anche il sale e acqua che l'integrazione l'ho già presa. Come vi ho detto, oggi mi doveva arrivare anche un altro pacco oltre a quello di Prozis e mi sta arrivando adesso, tipo mi ha chiamato il corriere ma cascava di continuo la linea, io sto finendo di mangiare nel frattempo e sta arrivando che gli ho dovuto mandare la posizione sui messaggi normali perché non andava. Quindi adesso aspetto che arrivi e poi vi faccio vedere, dopo quando ho finito di mangiare, vi faccio vedere tutto. E sono troppo contenta che siano arrivati oggi perché ho fatto questo video e volevo farvi vedere soprattutto questa cosa, perché da qui inizierà un percorso. Cioè, sono troppo emozionata, raga. Cioè, sono troppo felice. Quindi adesso aspetto il corriere. No, raga. Ho il pacco, cioè io strafelice. Il corriere non trovava la casa. Questa casa io non la trova nessuno. E raga, cioè, troppo felice. Adesso finisco di mangiare finalmente perché qui un'ansia perché dove arriva sto corriere. Posso mangiare in santa pace. Bene, raga, alla bellezza delle 3 praticamente. No, Siri, non partire. 2:53. Ho finito di mangiare e adesso apriamo i pacchi che mi sono arrivati. Per primo questo e poi andremo con quello di Prozis per tutte cose sfiziosine. Ma prima vi volevo parlare un po' di questa cosa. No, vabbè, raga. Sto amando troppo. Poi adoro questi cosi che si scoppiano. Cioè, troppo belli, io li amo da sempre. Come potete intuire è una scatola, quindi... e qualcuno ha già visto il... per chi è del settore sa e ha già capito guardando questa scatola. Raga. No, vabbè. Adoro questa bustina che danno, cioè sarà bella. E... no, vabbè. Ragazzi, cioè, io sto amando troppo. Queste sono le scarpe per il posing. Perché sì, raga, vi annuncio ufficialmente che voglio iniziare. Ovviamente ancora non sono pronta, però il mio sogno è quello di salire sul palco. E niente, infatti ho voluto iniziare questa avventura su YouTube proprio oggi. Sapevo mi doveva arrivare questo pacco, cioè in realtà non sapevo che mi doveva arrivare oggi, in realtà mi doveva arrivare ieri, però alla fine ieri non è arrivato, quindi intuivo, cioè era scontato che sarebbe arrivato oggi e quindi ho approfittato, ho detto basta, io apro questo canale e oggi che mi arriva questo pacco soprattutto perché vorrei portarvi insomma con me in tutto il percorso. Ora non inizierò la prep e tutto, ma sarà, non so quando la inizierò, però ho già comprato le scarpe perché, boh, è come se avendo loro sentissi più già nel mood, nella direzione giusta, ecco. E quindi niente, adesso non vedo l'ora di provarle, adesso le proverò subito. Però vabbè, adesso poi faccio l'unboxing di Prozis. Però, cioè, io le amo, cioè, guardate. Troppo belle, ovviamente prese con il consiglio di una mia amica, questo modello. Sono troppo felice e spero che insomma mi accompagnate in questo percorso che sarà lungo, però ecco, spero che sarete con me in questa mia decisione. Bene, raga, adesso cambiamo argomento.
argomento e passiamo all'unboxing di Prozis. Sapete che amo, cioè quando arriva un pacco Prozis è sempre una gioia. Comunque oggi mi sento molto a Natale perché mi sono arrivati appunto sia questo sia Prozis, quindi adoro troppo. Comunque adesso apro il pacco e vi faccio vedere tutto quello che ho preso in questo ordine. Allora, per questo pacco, siccome è gigante, ci metteremo nel divano, cioè vi appoggerò nel divano e io mi metterò in terra perché non sentiamo altrimenti. Raga, questo pacco è letteralmente gigante e adesso vi farò vedere. Tra l'altro mi sono legata pure i capelli perché sto crepando di caldo. Comunque, partiamo con l'unboxing. Allora, ho preso per prima cosa questi panini che hanno più proteine rispetto ai carboidrati e questi sono multicereali. Io ho provato l'altra versione con i semi di sesamo che sono strabuoni, quindi proveremo anche questi. Poi ho preso sempre pane, questo qua, anche questo mai provato, integrale, pane integrale, sempre più proteine, meno carbo, perché siamo in cap, raga. Poi ho preso la versione grande del Big Shot, gusto mango pesca, raga, la fine del mondo, dovete assolutamente prenderlo, perché avevo provato le monoporzioni, quindi ho preso la confezione grande. Poi ho preso patatine zero, raga, queste sono la svolta in cap, cioè hanno tipo 4-5 carbo per il pacchetto, che sono 25 grammi e tipo 13 grammi di proteine, una cosa del genere. Infatti ho preso un po' al gusto pepe, sale, poi anche, ho preso stavolta anche questi nachos ai sweet chili flavor, sì, non l'ho mai provati questi. E le patatine gusto anche paprika, che sono le mie preferite. Vabbè, qua ce n'è un po'. Poi ho preso omega 3 come integratore, carnitina. Poi ho preso bagel, che anche questi sapete che li amo, li ho presi un pochetti. Poi ho preso noodle di cognac, sempre salvezza in cap. Questo non l'ho mai provato, raga, è il pollo in lattina. E boh, mi ispirava perché un sacco di ragazze l'hanno provato, quindi stavolta ho voluto prenderlo perché è comodo, soprattutto in viaggio, eccetera. Questo sciroppo zero al limone e lime. Perché ora sto andando in fissa con gli sciroppi, quindi li voglio provare tutti prima o poi. Campioncino di proteine, queste qui zero, al gusto cioccolato bianco e raspberry, quindi lampone, mai provate. Di burri ho preso questi due, burro d'arachidi al caramello, la fine del mondo, e burro di mandorle al caramello, raga. Burro di mandorle e d'arachidi al caramello sono troppo buoni. Poi ho preso tre confezioni di proteine, perché queste vegetali, perché le ho amate. Ho provato questa e queste due campioncini, me ne sono innamorata soprattutto per fare il mio ciccio e i miei pancake stra low carb, perché li faccio con le proteine e con quelle vegetali vengono una meraviglia. Questo gusto chocolate chip e questo popcorn caramellati. E poi ho preso anche il gusto della farina lemon pie, ovvero il gusto lemon pie, perché la farina è atomica e sicuramente anche le proteine staranno così, soprattutto perché ci faccio il pancake, quindi questo è. E poi per ultima cosa, non riguardante il cibo, ho preso questo set di creme al collagene per il viso, praticamente c'è un siero viso, una crema viso e poi crema corpo al collagene, raga. Boh, non vedo l'ora di provarli perché io dovete sapere che arriva settembre e inizio a fare la skincare. Poi a una certa smetto. E non la faccio più. E poi inizio settembre. Settembre per me è il mese della skincare, non so se anche per voi, ma boh. Però mi devo impegnare e devo continuare a farla sempre. Anche perché l'altra volta ho preso un aggeggino tipo Foreo di Prozis, sempre. E niente, quindi ho detto no, devo iniziare a fare la skincare per bene e questo. Quindi niente, questo era l'unboxing. Vi ricordo che su Prozis avete il mio codice sconto, Camici. E ciao mamma. E niente. Ci eravamo lasciati con l'unboxing del pacco di Prozis. Adesso mi sono finita di, beh, fatta la coda e tutto, di preparare perché andrò in pale. E oggi, tra l'altro, raga, allenamento devastante perché ho gambe praticamente, femorali e glutei. Qui ho già pronta la mia borsa. E niente, andiamo in pale che mia mamma mi sta aspettando e in macchina. Quindi andiamo. Arrivata in pale, la palestra è praticamente vuota perché è aperta ora, quindi ci sono io e un altro ragazzo. Adesso mi cambio e vado ad allenarmi. Non penso che registrerò perché non penso, però in caso ci vediamo dopo.
pronta con Progis, sempre con me. Però stra soddisfatta, sono contenta di come è andato l'allenamento perché nonostante mi sia allenata il pomeriggio appunto, è andato stra bene oggi, quindi sono stra contenta. Adesso mi cambio, ciao, ci sono io là, niente, mi cambio e torno a casa e poi preparo la cena e il prenanna. Niente raga, sto aspettando mia mamma che mi passi a prendere, oddio, no vabbè raga, è passato un cane, vabbè, e comunque sto aspettando mia mamma che mi passi a prendere perché ancora non ho la patente, però la sto facendo raga, ho il foglio rosa, domani ho l'ultima guida tra l'altro, però poi vi aggiornerò anche su questa cosa. Adesso niente. Eccoci con la cena, non ultimo pasto perché poi ci sarà il prenanna. A cena sono fatta l'orata, ha mangiato anche mia mamma, zucca, che se mi seguite sapete che io amo troppo, con burro di anacardi sopra messo di Prozis e poi gallettine super protein che sono sempre la salvezza e anche olio. Adesso mangio e intanto vi saluto perché dopo vi lascio la clip del prenanna, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale che mi farebbe un sacco piacere e sarebbe un supporto grandissimo dato che ho deciso di appunto aprire questo canale. Vi ricordo di seguirmi anche su Insta che mi chiamo FitKami e su TikTok che mi chiamo Camilla Calas, ma ve li lascio qua. E nulla raga, ci vediamo al prossimo video.